Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy per un altro bellissimo video sull'update 1.3 di Ante Showdown. Questo gioco, o meglio, i dev di questo gioco continuano a deludermi e riescono in qualsiasi modo a distruggere sempre di più un titolo che ha delle potenzialità infinite. Ma ehi, diamo retta alle community e va bene così, e non pensiamo con la nostra testa. Ma non sono qui per discuterne, o meglio lo farò, ma in un altro video a parte con le mie considerazioni, quindi aspettatevelo. E oggi invece vediamo direttamente che cosa andranno ad inserire nell'update 1.3. Cercherò di essere veloce e andiamo spediti. Iniziamo subito con l'update generale, quindi hanno aggiunto il Dr. Grunt e il Concertina Armored, quindi sono due varianti uno del Grunt che diventa un dottore e uno invece è un Armored con la concertina, quindi saranno più difficili, sono delle varianti di Grunt, niente di particolare, non stiamo qua a discuterne. Hanno ovviamente sistemato l'audio, anzi questo è un ottimo aggiustamento, in pratica hanno sistemato e hanno modificato l'audio del proprio compagno invece, quindi del teammate e invece dei nemici che siano PNG o PG, e quindi finalmente si potranno distinguere tra i due. E ovviamente hanno anche sistemato la distanza udibile, per esempio, dei ramettini spezzati quando si è nella foresta. Passando all'arsenale, scusate, singhiozzo. Che cosa hanno inserito? Hanno inserito il Mosinagant Obrez Drum, che in pratica è una versione modificata dell'Obrez con il caricatore dell'automat, ma non sparerà quanto l'automat, ma l'unica cosa di differente è che non dovrà essere ricaricato, quindi come l'automat, finché si hanno colpi nel caricatore, questi rimangono. Hanno messo il Marksman al Martini e hanno inserito il Decoy Fuses, quindi hanno inserito un nuovo tool che ha tre cariche. Semplicemente sono dei decoy, cioè dei fuses tramite decoy, quindi esplodono, li si può lanciare e loro all'impatto esplodono. In pratica sono delle sottospecie di mine luminose, mettiamola così. E in più hanno aggiunto un tratto che va a modificare praticamente il Winfield, dà il fanning al Winfield, ok? Fuori dai denti, dà il fanning al Winfield. Ne discutiamo in un altro video, non voglio entrare in merito, sono già abbastanza incazzato per questa cosa. Gunplay, hanno reworkato completamente la Chaos Bomb, quindi gli hanno sistemato l'audio in modo tale che sembri realmente un gunfight. Hanno sistemato gli heavy melee attack e stessa cosa per la Crossbow. Hanno sistemato la Derringer, i vari decoy, quindi i Throwing Knight, i decoy, i Blank Fire, eccetera, eccetera, dove prima noi andavamo a ricaricarle e ne recuperavamo soltanto una, adesso si recuperano tutte al 100%, quindi figata soprattutto per i coltellini da lancio, che adesso si possono ricaricare completamente nelle varie stazioni, e in più hanno ridotto la stamina dell'Heavy Attack del Knuckle Knife da 6 a 4 tick, quindi ottima cosa, si potranno fare più attacchi Hulk con Life. Damage Drop Rework. Qui si entra in una nuova zona di stupidità dei dev, ok? Ma ne discuterò nell'altro video. Andiamo a vedere un po' che cosa hanno fatto. Ok? Allora, non sto qua a tradurvi tutto completamente. In pratica hanno risistemato tutto il Damage Drop. Quindi hanno bilanciato i proiettili, aumentati i danni in base alla distanza e al proiettile, quindi più si è distanti, più il proiettile fa meno danno, eccetera, eccetera. Hanno finalmente, durante la live, quindi ve la potete andare a vedere, mostrato le tabelle di quello che fanno i danni dei proiettili a una certa distanza e soprattutto alle varie parti del corpo. Quindi figata, non era mai stata rilasciata questa cosa, si è sempre
parlato, sto facendo le virgolette, ma voi non le potete vedere, si è sempre parlato di questi di questa diversità di danni, ma non si sapeva mai realmente quale fosse. Ebbene, adesso con la live finalmente si possono avere. Andatevela a recuperare, vi lascio la live qui sotto. Hanno inoltre dato un boost enorme al proiettili compact, quindi tutti i proiettili delle pistole praticamente, e soprattutto i proiettili del Winfield, che ovviamente con il funding prende il secondo buff, ok? E in più hanno anche sistemato i proiettili delle pistole medium e del compact delle compact, in pratica di tutte le sottoclassi delle varie pistole, li hanno cambiati aumentandogli in alcuni casi sia il danno che la distanza, in altri casi soltanto la distanza di damage drop, e di conseguenza ovviamente hanno aumentato la loro efficacia sulla lunga distanza. Ma andiamo a vedere realmente, perché questa qui è realmente quello che hanno fatto. Ora, tralasciando la Burname, Cadwell, Dolch, Lemat, Nagant, tutte le versioni, eccetera, eccetera, che sono state, come dicevo prima, o aumentate, quindi gli è stato aumentato il range dell'headshot, ovviamente, da, per esempio, prendiamo subito la Burname al primo, da 55 a 68 metri, e inoltre ad alcune versioni sono stati proprio aumentati i danni, e non di poco, perché se consideriamo che la Burname faceva l'headshot a 55 metri di 65, ti shottava, per l'amore di Dio, ma il damage era 65, adesso il damage è 84 e l'headshot te lo fanno a 68 metri. Cosa alquanto diversa, considerando che la maggior parte degli scontri attualmente avviene tra i 30 e i 100 metri. Quindi tutte le versioni delle pistole in questo momento sono state power upate a schifo, tranne, e ovviamente tranne, l'uppercut, che in questo caso sia stato diminuito di esattamente 3 metri l'headshot range. L'uppercut, che è l'arma dei pro, ovviamente viene diminuita, perché è giusto così, perché sennò la gente non si lamenta abbastanza. Ora, tralasciando le pistole, hanno aumentato anche alcune armi, ovviamente lo Spark, soprattutto il Silencer è stato aumentato di brutto l'headshot range da 94 a 144 metri. Questo vuol dire che i camperoni con il silencer potranno fare veramente un ottimo upgrade, e in più gli sono stati anche aumentati i danni, non di tanto, ma sono stati aumentati da 136 a 149. Il Vettelli, che ovviamente prende anche questo il buff della compact, è stato aumentato enormemente. Stiamo parlando dell'headshot range della carabina di Vettelli, passa dai 95 ai 167 metri. Stessa cosa per quanto riguarda ovviamente il Winfield, che invece ha avuto per la terza volta chiaramente un altro buff. Winfield, passiamo dai 39 metri del Silencer agli 81. Ve lo ripeto, il Silencer faceva l'headshot range, aveva un headshot range a 39 metri, adesso li ha a 81. Ok, e in più gli è stato anche aumentato il danno da 85 a 110, giusto per il buff alle compact ammo. Ma non solo, tutte le versioni del Winfield sono state potenziate e gli è stato aumentato l'headshot range di un'infinità, se consideriamo che è un'arma entry level e se consideriamo che è un'arma che costa 40 fottuti dollari. In pratica gli hanno dato il funding e hanno ritrasportato tutta la versione di questo gioco alla 1.0. So che tutti i ragazzi delle console non gliene fregherà un cazzo, saranno felicissimi, perché probabilmente questa patch è stata fatta per loro, soprattutto per i ragazzi di PS4 che sono nuovi e di conseguenza fanno molta più fatica, chi gioca col pad, a utilizzare armi come possono essere il Mosi, come possono essere lo Sparco, comunque armi a lunga distanza proprio dovute al pad, perché sfortunatamente si ha molta meno mira pur avendo comunque gli aiuti del gioco stesso. E questa è una patch che riporta indietro il gioco di esattamente un anno.
dove si giocava solo ed esclusivamente con Winfield, e si ritornerà a fare così, perché è inutile andare a sprecare soldi, 300, 400 dollari, 1000 dollari per un'arma che mi fa 200 danni a 200 metri di distanza, quando il Winfield con 40 dollari mi fa la stessa cosa, e in più posso usarla sia nel ravvicinato col Fanning sia a distanza spammando colpi come se non ci fosse un domani. Passiamo oltre. Hanno risistemato, reworkato l'automat, diminuendolo di brutto. Tra l'altro l'hanno anche abbassato di prezzo, ma l'automat era pochissimo utilizzato. Comunque in partita se ne trovano veramente raramente, come il per i Nitro. Ok, l'hanno reworkato e l'hanno ridotto in condizioni pietose. In pratica non è quasi più utilizzabile. Stessa cosa, hanno depotenziato tutte le armi automatiche, quindi Dolce, Fanning Pistol, tutto quello che riguarda lo sparare compulsivamente come un pazzo omicido verso l'avversario. Questo l'hanno fatto per ribilanciare tutta la patch che abbiamo visto precedentemente, quindi tutto quello che riguarda Winfield e tutte le pistole. Questo perché ovviamente con l'aumento, almeno io penso che con l'aumento così assurdo di danni e di distanza delle varie pistole del Winfield, hanno dovuto in qualche maniera e modo almeno nerfare la Dolce e il Fanning, perché se no era veramente insensata oramai come cosa. Vero ne è che tanto ormai Winfield dal Fanning, e quindi GGVP per tutti. L'ultima cosa che hanno fatto è chiaramente aumentare alcune armi di prezzo inverosimilmente. Vediamo la Burname, che siamo passati da 90 a 200 dollari. L'Extended a 300 dollari, ok? Hanno diminuito il prezzo dell'automat, ma è stato nerfato, quindi ci sta che però l'hanno diminuito di 250 dollari, che vabbè, ok? Hanno aggiunto una bellissima versione del Nagant Obrez Drum, come vi ho spiegato prima, al caricatore dell'automat, ma non spara automatico come l'automat, però non bisognerà più ricaricare, l'hanno inserito a 350 dollari, e hanno inserito il Martini Marksman a 173 dollari. In più hanno aggiunto ovviamente il nuovo tool, che sono i Decoy Fusees a 60 dollari. Ora, ci sta, sino forse, va benissimo, ma che cazzo mi serve andare a comprare le nuove armi quando ho un Winfield che con 40 dollari fa meglio di tutte queste? Niente. Comunque, cosa hanno fatto d'altro? Hanno cambiato quello che riguarda la parte di quando si viene uccisi. Quindi in questo momento non soltanto vedremo quello che abbiamo attualmente, ma vedremo le cose in 3D, quindi l'arma in 3D che ci ha ucciso, se è leggendario o meno, ma soprattutto potremo andare a vedere le statistiche della persona che ci ha ucciso. Quindi se venite shottati da un Romero a 90 metri da uno che è di 10° livello e non ha mai prestigiato, quindi appena iniziato il gioco, sappiate che sta cittando. Adesso lo potete scoprire molto più facilmente e potrete reportarlo molto più facilmente. Detto questo, anche perché non c'è l'anticheat, quindi non possiamo fare altro se non reportarlo. Detto questo, hanno aggiunto il fattore che se si ha tutto il roster degli Hunter pieno e si compra un Legendary Hunter, viene aggiunto uno spazio nel roster temporaneo solo per quel Legendary Hunter. Hanno aggiunto la Cavalry Saber, quindi le nuove skin della Cavalry Saber e della Conversion Chain Pistol, e hanno aggiunto, e del Martini Entry, e hanno aggiunto anche il Legendary Hunter, che è il Redneck, o l'uomo col capezzolo di fuori. Hanno ovviamente sistemato un po' le performance varie ed eventuali, e chiaramente questi invece sono tutti i problemi che in questo momento Hunt ha e che loro conoscono. Bene, questa è la patch 1.3. Ditemi voi che cosa ne pensate. A me personalmente fa cagare,
Io non giocherò questa patch, quindi plausibilmente quando uscirà nella versione ufficiale Ant verrà disinstallato fino alla 1.4 perlomeno, quando magari si sveglieranno e, come hanno fatto nella versione precedente della 1, dopo la 1.0, hanno capito di aver fatto una minchiata con Winfield, e quindi plausibilmente succederà la stessa identica cosa qui e cambieranno le cose, come è già successo. Comunque, questa è la versione, l'update 1.3, spero di esservi stato utile come sempre, sicuramente ho saltato qualcosa, perché sicuramente ho saltato qualcosa, ma in generale la patch è un upgrade generale al Winfield e alle pistole, quindi tutti coloro che usano le compact ammo. Ci vediamo con il prossimo video, che in cui sarò molto più critico e cercherò di capire l'intelligenza dei dev o la stupidità dei dev. E niente, GG a tutti quanti e buona caccia.